Calcio si avvicina sempre di più il secondo turno dei playoff per il Pescara. I biancazzurri scenderanno in campo sabato alle 21. Ci sarà la diretta su Rai Sport contro la Juventus Next Generation. Anche questa, come quella contro il Pontedera, è una gara di eliminazione diretta. Al Delfino basterà non perdere. Match affidato a Michele Del Rio della sezione di Reggio Emilia. Ma per le ultime notizie su questa partita abbiamo in studio Massimo Profeta, che saluto e a cui cedo la parola. Buon pomeriggio Massimo. Buon pomeriggio a te e a tutti gli amici di Visione d'Ascolto. Beh, insomma, è chiaro che questa è una partita che non va sottovalutata, o meglio, l'avversario non va sottovalutato, perché la Juventus 23 è una squadra giovane, di qualità, di grande talento. Insomma, ci sono tanti 2004 che giocano titolari, c'è anche un 2005 Nonge, un trequartista, mezzala offensiva, comunque un trequartista che ha già esordito in prima squadra. Allegri gli ha fatto praticamente lo ha fatto giocare in due spezzoni di gara nel massimo campionato. È una gara, ripeto, che la Pescara però ha tutte le possibilità per vincere o pareggiare, perché è chiaro che manca, basterebbe solo il pareggio per accedere alla fase nazionale di questi play-off. Il Pescara in questo momento è chiaro che fa un po' di fatica, dobbiamo essere onesti e sinceri, con il Pontedera non è stato un gran bel vedere, però la cosa più importante, ha superato il turno, il secondo tempo sicuramente da rivedere sotto tutti i punti di vista, sul piano tattico una squadra troppo bassa, remissiva, che ha fatto anche fatica nella gestione del pallone. È stato bravissimo Plizzari, che ha evitato il KO e ha salvato quindi porta e qualificazione. Sta bene in questo momento Cuppone, perché insomma ha ritrovato la via del gol dopo oltre tre mesi, doppietta di fatto decisiva contro il Pontedera. Aveva cominciato in realtà malissimo, però Cuppone insomma si è fatto trovare pronto nel momento più opportuno del match. Insomma, in quei 4 minuti è cambiata la partita nel primo tempo, dopo un avvio tutt'altro che entusiasmante. Ripeto, il Pescara è chiaro che bisogna vivere la giornata, secondo me, Paolo. Ecco Massimo, questo... volevo chiedere, visto che la Juventus Next Generation deve necessariamente vincere per passare il turno, si potrà sicuramente assistere a una gara aperta. Poi il Pescara sappiamo che magari fatica ancora di più quando si difende. Quindi no, una gara aperta. No, infatti dici una cosa giusta, perché la Juventus deve provare a vincere, no? Entro il 90. Ricordiamo che non ci sono i tempi supplementari, una squadra che gioca, lascia giocare, una bella organizzazione dal punto di vista tattico, diciamo che è un po' come il Pontedera ma con più qualità, perché ripeto, ci sono dei giocatori di grande prospettiva. Anche fisicità forse. Sì, no? Anche la squadra di struttura, c'è un giocatore che a me piace tantissimo, Luis Sasa, italo-albanese, che ha già vinto gli europei con la nazionale italiana nel luglio 2023, quasi un anno fa, con Alberto Bollini in panchina, la finale col Portogallo, è stato tra i protagonisti. Ma c'è anche Sekulov, che in attacco ha realizzato 6 gol da gennaio fino al termine della stagione e sta giocando molto bene, lo ha dimostrato anche con l'Arezzo. Era in prestito nella prima parte di campionato a Cremona, in Serie B soltanto una presenza, la Juve lo ha riportato diciamo a casa per fargli fare ancora di più esperienza nella Juve Under 23. Juve Under 23, attenzione, che nel girone di ritorno ha totalizzato, Paolo, 35 punti, ne aveva fatti soltanto 19 al termine del girone di andata, era in piena zona play-out la squadra di Brambilla, dunque un girone di ritorno da urlo. Il differenziale parla di più 16 rispetto a quanto ottenuto al termine del girone di andata. Se andiamo a stilare una classifica ideale del girone di ritorno, la Juve è terza in classifica. È chiaro che questi sono discorsi teorici, perché si dice che si azzera tutto. Io insomma poco ci credo, perché questa è una squadra davvero da è prendere in forma, con le mani. Una squadra in forma, una squadra che non va sottovalutata, assolutamente.